per la verità i risultati sono risultati che vengono condivisi e sono stati per la verità costruiti attraverso un'indagine che si è sviluppata fin dall'inizio insieme. Ringrazio il Questore e la Polizia di Stato per il primario lavoro, il Servizio Centrale Antiterrorismo che si è occupato proprio delle stragi e su di esse ha fatto un lavoro enorme, capillare, così come il Servizio Centrale Operativo dello SCOP, avvalendosi anche di elementi che erano stati acquisiti in relazione ai contorni e riscontri dagli stessi carabinieri. Devo dire che questa attività di esecuzione ha visto peraltro a fianco alla Polizia di Stato i carabinieri ed è veramente un pezzo importante della collaborazione che esiste su questo territorio. Mi sembrerà strano, ma avevo difficoltà a usare le parole giuste con i familiari delle nostre vittime. Sì, io stamattina all'alba ho chiamato la signora Antonella Fava, moglie del defunto Antonino, ho chiamato Ivana Fava che è qui presente accanto a noi, qui seduta in seconda fila accanto al colonnello dei carabinieri con la maglietta azzurra. Ho chiamato Patrizia Garofalo. Devo dire che da diversi giorni preparavo un discorso, quello che dovevo dire, quello che dovevo spiegare alle signore, ma non c'è stato bisogno di dire molto, perché sono state loro che, molto emozionate tutte, ovviamente hanno versato anche lacrime, si sono lasciate andare ad espressioni varie, finalmente raggiunta l'ora, avevamo capito il procuratore. Oggi sicuramente un giorno per noi molto importante, non solo come familiari di vittime, come cittadini di questo Stato, ma è una vittoria dello Stato, perché far luce dopo tanti anni su una vicenda così particolare e complessa sicuramente è una vittoria per lo Stato e sicuramente grazie agli organi della magistratura che attraverso un operato comunque altamente qualificato insieme agli organi investigativi, all'arma dei carabinieri, la polizia di Stato hanno portato alla luce una vicenda così triste e scura della nostra Repubblica. Oggi è una vittoria per tutti noi. Io ringrazio in particolar modo la grande famiglia dell'arma dei carabinieri che in tutti questi anni non ci ha mai abbandonato, attraverso la presenza quotidiana, attraverso gli uomini delle stazioni, i comandanti, ai più alti vertici, al più basso carabiniere appena arrivato, appena ruolato. Quindi l'arma e la mia famiglia la ringrazio fortemente della vicinanza a noi e soprattutto alla magistratura che oggi ci dà delle risposte a delle domande che per anni abbiamo posto, ci siamo posti e finalmente oggi abbiamo queste risposte. E anche lei ha fatto la scelta di servire lo Stato? Sempre, come papà, certo.